Pino Bianco, il candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo, che oggi inaugura la campagna elettorale, proprio l'apertura. Sì, sì, diciamo un'apertura simbolica perché si è in campagna elettorale ormai da qualche tempo. E questo è un atto piacevole nel senso di comunicazione ufficiale alla città che noi ci siamo. E siamo qui, abbiamo fatto il meglio, sono assolutamente felice di quello che abbiamo fatto. Due liste che sono lo spaccato della città di Mazara e sono assolutamente sufficienti, anzi sono, visto che sono di qualità, ottime per il nostro percorso. Abbiamo una squadra assessoriale per adesso parziale, la completeremo nella seconda fase, perché è la seconda fase che noi guardiamo. E con questa squadra assessoriale sono sicuro che la gente capirà quello che vogliamo fare. Vogliamo cambiare questa città, lo vogliamo fare con chiarezza, con trasparenza, con partecipazione e quindi comunicando alla gente il nostro progetto amministrativo, che è fatto soprattutto di pensare con i mazzaresi a Mazara e per Mazara. I prossimi assessori, sono i due che restano, avete pensato di prenderli tra coloro che prenderanno più voti durante la campagna elettorale come consiglieri comunali oppure c'è un altro progetto? No, no, allora questa è una bellissima domanda come soltanto Patrizia sa fare. Abbiamo fatto questa scelta perché vogliamo innanzitutto arrivare al ballottaggio e questa è la nostra, e ci siamo, ecco, siamo... vediamo qual è il consenso, vediamo cosa la gente ci dice, vediamo come veniamo avvicinati ecco, spontaneamente dalle persone. Io non lo so se capita a tutti, a me succede e con gli altri non lo so. Quindi il dopo lo vedremo successivamente. Il dopo io non credo, ecco, anzi lo dico con una certa certezza, che noi pensiamo ad apparentamenti o quant'altro, no, assolutamente no. E noi vogliamo vincere questa prima fase e vogliamo presentarci nella seconda fase con le carte in regola e nelle migliori condizioni. Ci avevamo nel comitato elettorale di Pino Bianco, il dottore candidato all'elezione comunale di Mazara come sindaco, e oggi presenterà i suoi primi quattro assessori. Voi sapete che il totale sono sei e uno di questi è il dottore Francesco Crocchiolo. E quindi lei ha preso questo impegno per... Proprio per la persona, dico, di Pino Bianco, anche se evidentemente lui è della stessa area politica dove io sono, ho sempre militato. Io spero che vada bene perché ci sono tutte le premesse, c'è la capacità intanto proprio del candidato sindaco, perché ormai a Mazara lo conoscono tutti, sanno la caparbietà, la professionalità che lui ha già messo nel settore dove opera. E dal momento in cui ha deciso di dedicare questa sua competenza anche nella politica in maniera forte proprio per la città di Mazara, mi ha trovato proprio a suo fianco, sono stato disponibilissimo. Io per esempio da 10 anni ho fatto il consigliere comunale e pure in una fase il presidente del consiglio comunale, quindi mi ripropongo di cercare di portare avanti qualche cosa che non siamo riusciti purtroppo a portare avanti in questi ultimi 5 anni, anche se il Consiglio Comunale è stato molto presente con degli atti deliberativi, con ordine del giorno e cose varie, ma devo dire che l'amministrazione spesso non ha tenuto conto di certe indicazioni, ma con questo non voglio evidentemente parlare del passato perché bisogna sempre andare avanti in politica e così con la nuova progettualità, con quella progettualità che deve toccare quelle che sono le criticità che la gente riscontra nel nostro territorio. Le criticità sono molteplici, noi cercheremo di porre argine e confidando anche in quelli che sono i legami che devo dire il nostro candidato sindaco Bianco ha con quelli che sono i poteri attuali politici che sono in Italia e proprio di conoscenza pubblica, la vicinanza da parte del Presidente della Regione Rosario Crocetta che è stata a Mazara proprio pochi giorni fa.
speriamo pure di avere la presenza come testimonianza dell'impegno politico verso questa città da parte del Presidente del Consiglio Renzi. Sarebbe una cosa bellissima, perché sappiamo che i rapporti li trattiene, diciamo, con quella che la parte politica del Partito Democratico, e specialmente con quella parte politica che è molto vicina al Presidente del Consiglio. Il dottore Giovanni Palermo è un altro degli assessori designati della giunta del candidato sindaco, dottore Pino Bianco. Buonasera, intanto io giustamente, come tutti gli altri assessori, non sappiamo la delega, non la conosciamo, perché prima bisogna completare la squadra assessoriale e poi vedere un po' quale sarà il nostro compito e la nostra funzione. In questo momento rimarchiamo semplicemente una posizione giusta, una posizione piuttosto, insomma, importante all'interno della giunta, perché la nostra rappresentanza, la rappresentanza di una delle due liste, quella dei Riformisti Democratici insieme a quella dell'UDC, sta dando un contributo notevole per la composizione della coalizione stessa. È chiaro che noi auspichiamo che Pino Bianco possa diventare il candidato, possa diventare il sindaco della città di Mazara del Vallo, perché così potremo finalmente portare in campo e svolgere un progetto che è un progetto di rinnovamento completo della città. Siamo stanchi di rimanere in una condizione di stupore, di letargia, per cui non si riesce a dare una svolta alla città di Mazara del Vallo. Abbiamo una serie di strumenti importanti che ci permetteranno di rilanciare l'attività amministrativa, abbiamo dalla nostra parte sicuramente il collegamento diretto con il governatore Crocetta per i rapporti che si sono creati sia con la città di Mazara del Vallo che con tante delle componenti della coalizione stessa, e quindi il nostro obiettivo sarà quello di creare una sinergia tra la, diciamo, tra la giunta Bianco, tra la composizione del Consiglio Comunale, che sicuramente sarà a nostro favore, e quindi con la Regione Sicilia, perché è sicuramente importante che attraverso il governatore Crocetta si possano liberare tutte le risorse utili per poter fare ripartire l'economia di una città che per ora è stata in letargo, una città che è stata referenziata solo al sindaco che però la sta guidando, con dei progetti di piccolo cabotaggio, con degli interventi che alla fine non hanno dato, come si pensava, quella svolta importante alla città di Mazara del Vallo. Quindi io sono qua per marcare una posizione non solo politica, ma anche una proposizione diciamo di impegno rispetto al progetto Bianco, che sicuramente vedrà il sindaco Pino Bianco vincente in queste prossime amministrative a Mazara. Il terzo assessore è una donna, Alice Ingrasciotta, è una dirigente scolastica che chiaramente ha preso questo impegno in maniera seria, tenendo conto anche dell'importanza che riveste anche curare i giovani di questa città. Mondo giovanile. È proprio questo lo spirito della mia disponibilità alla candidatura assessoriale, proprio perché l'amico Pino Bianco, nei confronti del quale oltre all'amicizia c'è una sincera stima e anche la garanzia che lui mi dà come capo di questa squadra, mi ha convinto a scendere in campo e a mettere a disposizione di questo progetto le competenze professionali che ho maturato nel mondo della scuola. Perché è proprio, diciamo, questo ambito, questa sezione del sociale che voglio attenzionare e per la quale dare il contributo a questo progetto. E c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di lavorare e soprattutto una condivisione di valori con l'idea progettuale rappresentata dal sindaco Pino Bianco. E infine il segretario del Partito Democratico della sezione chiaramente di Mazara del Vallo, che è Francesco De Blasi, al quale va, diciamo, la domanda principale, no? Vincere perché? Ma vincere perché è giusto che Mazara torni ad essere quella che era negli anni passati. Mazara oggi ha bisogno di proprio cambiare un po' la struttura
politico-amministrativa di questa città, perché ci vede da tutte le parti in ginocchio. Abbiamo trovato assieme agli altri, all'altra lista, fortunatamente oserei dire, la figura di Pino Bianco, che è una persona spendibile sotto tutti i punti di vista, dal lato umano, dal lato professionale. Beh, noi ancora una volta qua a Mazara ci mettiamo la faccia e diciamo ai mazzaresi: vedete, noi abbiamo oggi la possibilità, e avete soprattutto la possibilità, di puntare su una persona che è pulita sotto tutti i punti di vista, e oserei dire, e lo sottolineare, la parola pulita. Pino è una persona che non ha bisogno di essere presentato, è una persona che caratterizza la sua personalità sulla voglia di fare, è una persona che non promette, una persona che non svende i suoi valori, ma una persona che certamente porterà Mazara al cambiamento vero e totale. Cambiare oggi a Mazara si può, ed è giusto che i mazzaresi sappiano che questo gruppo dirigente di partito, queste persone che stasera sono qua e le tante altre che sono a casa e magari ci stanno guardando, oggi Pino ha la voglia di mettersi a totale disposizione dei mazzaresi senza, ripeto, senza promettere nulla. Noi non vogliamo promettere nulla, vogliamo che Mazara diventi punto fondamentale della provincia come nei tempi dietro era, portando l'ordinaria amministrazione, perché veda, oggi noi non possiamo parlare di fare grandi opere se non abbiamo la possibilità di dare al cittadino, un esempio, la buca in una strada, l'acqua, la luce, l'illuminazione pubblica. Quindi se noi oggi al cittadino non diamo la garanzia di poter dare quello che è diritto del cittadino avere, noi non possiamo parlare di grandi opere. Bene, questa è la nostra volontà oggi. Oggi noi ci mettiamo, ripeto, la faccia proprio per questo cambiamento. Il cambiamento è portare l'ordinaria amministrazione all'interno della città di Mazara del Vallo. Però è peccato dover parlare di ordinaria amministrazione ancora nel 2014. Significa che poco si è fatto, perché l'ordinaria amministrazione doveva essere completata da sempre oramai, no? Io convengo con quello che sta dicendo lei, però se dall'altra parte mi fermano per strada e mi dicono: segretario, ma è possibile che manca l'acqua tre volte la settimana? È possibile che l'illuminazione pubblica noi non l'abbiamo? È possibile che le strade sono diventate, tra parentesi, uso un gergo siciliano, una trazzera? Ci dobbiamo confrontare purtroppo con quello che è la realtà mazzarese. Oggi si pensa più a fare qualcosa di, si è fatto negli anni, qualcosa di maquillage, ma che realmente non ha portato benefici alla città di Mazara del Vallo. Veda, io sono convinto che la città di Mazara del Vallo, e Pino è portavoce di questo, non si basa solo sul centro della città. Il centro è fondamentale, ma le periferie, chi sta lontano dal centro non può essere penalizzato dalla mattina alla sera. Non è possibile portare le autobotti del 2014 perché si rimane senza acqua. Veda, questo è il progetto amministrativo che noi abbiamo messo in campo, è proprio questo. Portare l'ordinaria. Attenzione, non significa che noi non abbiamo anche ambizione per fare tantissime opere, però ripeto, io penso che se a quel cittadino a cui manca l'acqua dico: guardi, io molto probabilmente vorrò fare 14 ponti in più, 15 sottopassaggi, faccio venire la NASA a Mazara del Vallo, dico, il cittadino mi dirà: beh, lei mi sta prendendo in giro. Dico: perché? Ma scusi, io apro il rubinetto e mi manca l'acqua, di che cosa stiamo parlando? Quindi puntiamo su quello che è l'ordinario, facciamo le cose che la città, per cui la città paga, perché attenzione, l'esosità delle tasse a Mazara del Vallo è a livelli assurdi, ma di converso non c'è un ritorno di quelli che sono i beni primari per il cittadino. Quindi partiamoci da questo, costruiamo insieme quello che è il nostro futuro, assieme a questa candidatura che, ripeto, è una candidatura pulita, è una candidatura alla quale non si può dire nulla, se no forse tra parentesi potrebbe dire: ma chi te l'ha fatto fare? Beh, Pino questa risposta l'ha sempre dato, la fa e la farà sempre, perché ha l'orgoglio di essere un mazzarese. Chi è mazzarese non può vedere la sua Mazara così bistrattata negli anni. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Oggi il candidato sindaco della città di Mazara del Vallo, il dottore Pino Bianco, assieme ai suoi assessori designati, apre ufficialmente la campagna elettorale. Grazie ancora a tutti per essere qui. Presentiamo subito gli assessori, il dottore Giovanni Palermo, dottore Francesco Crocchiolo, la dottoressa Alicia Ingrasciotta, il dottore Pino Bianco, a cui do subito la parola. Innanzitutto, no, solo una comunicazione: non c'è il quarto designato, che è Andrea Pinta, e purtroppo è tifoso della Juve, purtroppo, e quindi è andato a Torino a vedere, purtroppo stavolta sul serio, quella brutta partita, e quindi non ha fatto il tempo a rientrare, sarà qui stasera e quindi lo avremo nei prossimi giorni. Quindi manca Andrea Pinta, e quindi io passo la parola innanzitutto a chi ha deciso
di vivere con me, con voi e quindi tutti insieme questa avventura. Quindi ad uno gli assessori designati porteranno il loro saluto. Franco Crocchiolo. Grazie e buonasera a tutti. Poco fa in una intervista mi si chiedeva per quale motivo, per esempio, hai scelto di partecipare alla squadra degli assessori del candidato Bianco e spiegavo alcune motivazioni. Noi sappiamo tutti, ed è inutile parlarne qua, delle criticità che attraversa la nostra città, criticità che abbiamo riscontrato anche nell'arco degli ultimi 5 anni. Io ho fatto il consigliere comunale per 2 consigliature per 10 anni, con anche uno spazio di tempo dedicato alla presidenza del Consiglio Comunale, e vedevo gli sforzi che il Consiglio Comunale ha dovuto fare anche per portare avanti alcune problematiche, per cercare di risolverle con ordine del giorno, variazioni al bilancio, ma sistematicamente l'amministrazione attuale spesso non teneva conto di questo. Però dicevo, non bisogna più parlare del passato, bisogna andare avanti, perché le criticità ci sono, ci saranno sempre, purtroppo, in una città come la nostra di 50.000 abitanti e passa, ma questa volta abbiamo l'opportunità veramente di avere una persona che ha dimostrato intanto nella sua professione margini di competenza, di professionalità, io dico al massimo, anche se io non sono un medico, però ho letto, ho visto, ho potuto acclarare che il dottore Pino Bianco ha operato nelle migliori strutture mediche, proprio strutture all'avanguardia a livello regionale, dico a livello nazionale, a livello nazionale. E mi ha colpito molto la sua frase quando ha accettato la candidatura di spiegare la motivazione per cui si sarebbe impegnato ad affrontare questa battaglia elettorale, perché è una battaglia elettorale, lo sappiamo tutti, ci sono 7 candidati a sindaco e la qualcosa non è una cosa semplice. Qualcuno dice che ce n'è uno, no, ce n'è 6. Esatto. Noi speriamo che poi alla fine rimanga l'unico quello che a noi aggrada. E dico, la questione non è tanto semplice, e lui praticamente ha accettato di buon cuore, dico anche lasciando intrapelare, giustamente lasciando trapelare il fatto che il dottore Bianco, se diventa sindaco, sarà cittadino di questa città non al 100%, ma al 1000 per 1000, perché si stabilirà a Mazara e non, come diceva qualcuno, farà la spola. Sarà sempre attivo, presente, non ci saranno figure, diciamo, che lo potranno sostituire. Quindi quella competenza, professionalità che lui ha dedicato alla sua professione, alla professione medica, sono sicuro che sarà data alla nuova professione, se così si può chiamare, tra virgolette, politica, quella di sindaco. E poi vedete, abbiamo bisogno anche di fare qualche progetto, perché lo sappiamo tutti, se guardiamo i programmi elettorali si assomigliano un po' fra di loro, perché ognuno indica quelle che sono le criticità emerse a contatto con i cittadini, che hanno avuto giustamente dei contatti con i cittadini, con le associazioni, con le organizzazioni varie, imprenditoriali, sindacali, ma ci vuole quel pizzico in più. E io dico, la nuova progettualità ci deve anche stare su progetti che molto probabilmente rappresenteranno un sogno per alcuni, ma io credo, io un sogno me lo voglio levare, perché per esempio ne abbiamo parlato anche nell'arco di 5 anni, per non dire anche di più, e in certe cose non ci siamo riusciti con la vecchia consigliatura Magaddino, e questo è un rimpianto, perché io ho il rimpianto del terzo ponte sul fiume Mazara. Il terzo ponte sul fiume Mazara, che ritengo un'opera veramente di grande preminenza, di grande interesse.
Mi stranizza anche sul piano regolatore generale, di cui se ne è parlato tanto, ma noi dobbiamo cercare di mettere in atto questi strumenti. Mi diceva un vecchio conoscente della politica, bisogna semplicemente coinvolgere i cittadini, creiamo quelle che sono le assemblee dei cittadini anche per queste motivazioni, tipo quella della revisione del piano regolatore generale. E poi un altro sogno, che questo ritengo che sia realizzabile con facilità, un altro sottopasso, perché i sottopassi sono serviti. Il sottopasso che abbiamo qua a Mazara, noi sappiamo l'utilità che ha portato alla nostra città. C'è un altro sottopasso che potremmo realizzare con facilità in una zona, diciamo, vicina, che dà la possibilità di un traffico veicolare molto agevolato dal Trasmazzaro a questa zona, e io mi riferisco alla zona Macara, che può passare benissimo all'altra parte della città con una cosa che riguarda non più di 50-100 metri. Quindi questi sono i sogni che io mi riprometto di portare avanti con la tua sindacatura, ma soprattutto penso e spero e sono certo che così sarai tu talmente caparbio nel portare avanti proprio tutte quelle attività che possano migliorare i servizi, perché vedi, i cittadini di Mazara le tasse le pagano, le abbiamo pagate in maniera abbastanza salata, perché non si sono voluti ascoltare alcuni consigli da parte del Consiglio Comunale. E vedete, è strano che la nostra città, guarda caso, era una delle tre città della provincia di Trapani soggetta al pagamento pure della mini IMU, cosa che veramente è rimasta, perché la gente dice: ma come? Abbiamo pagato tante di tasse con l'aumento dell'IMU nella normalità, eppure siamo soggetti alla mini IMU, perché è pur vero che ci sono a Mazara pure seconde case, ma vedete che ci sono molte seconde case che sono abitate dai figli, dico io dai figli, e che i genitori non hanno potuto fare l'atto di trasferimento ai figli, e quindi queste sono state considerate seconde case, mentre di fatto è come se fossero prime case. Io non mi dilungo più di tanto per lasciare anche il tempo agli altri e poi anche al sindaco, grazie. Da queste prime battute avete capito perché ho voluto Franco Crocchiolo nella mia squadra, cioè dire, perché in un ragionamento di pochi minuti vi ha fatto capire qual è la sua competenza, la sua esperienza, la conoscenza di quelli che sono i problemi, come dire, i problemi caldi, i problemi veri che affliggono questa città. Giovanni. Intanto buonasera a tutti gli amici. Un ringraziamento davanti a questa platea sicuramente va a Pino, che ha voluto questa composizione di giunta che ritengo fortemente equilibrata, piena di valenze importanti, piena di persone di qualità. Allora io dico questo, che secondo me è finita la stagione del letargo. Perché di questo si è trattato fino a questo punto. C'è stato un letargo che ha fatto in maniera di far passare anche la voglia di avere lo spirito critico nei confronti di Nicola Cristanti, nei confronti di questo sindaco. Non ci dobbiamo nascondere nessuno, perché se noi vogliamo fare campagna elettorale solo ponendo un limite di discontinuità nei confronti di questa amministrazione che possiamo fare. Noi abbiamo un progetto diverso rispetto a quello del sindaco Cristaldi, che è un progetto autoreferenziale, è un progetto che si riferisce al suo narcisismo, alla sua mania di grandezza, al suo modo di interpretare le questioni in una maniera completamente avulsa da tutte le realtà, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista politico, perché ha trattato a pesci in faccia tutti i suoi uomini, tutte le persone più vicine a lui in giunta. E noi siamo stati un po', come dire, da gentiluomini, un po' a fare lo spirito critico, ad alzare il ditino per quando c'era possibile. Io penso che sia finita questa stagione. Noi dobbiamo dare un segnale nuovo di cambiamento, di discontinuità,
noi dobbiamo scarificare il Corso Umberto, noi dobbiamo asfaltare di verde le città, dalla città di Mazara del Vallo, perché abbiamo semplicemente una speranza, scusatemi se mi accaloro, però sono fatto così. La speranza è che noi possiamo fare ripartire questa economia. Noi non abbiamo formato i nostri figli per diventare osse o osa, a cambiare i pannolini nelle cliniche di chi sapete voi. Noi abbiamo formato i nostri figli e li abbiamo laureati, li abbiamo specializzati, abbiamo dato ai nostri figli gli strumenti per poter avere un lavoro dignitoso in questa città, non quello di cambiare i pannolini ai nostri nonni, perché non è così che bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti con progetti seri e concreti, con progetti di sviluppo della città di Mazara del Vallo, e noi ne abbiamo di progetti, caro Pino, ne abbiamo, perché noi abbiamo delle intelligenze eccezionali all'interno della nostra città. Noi abbiamo persone che dirigono capitali d'industria, abbiamo manager che dirigono aziende con migliaia di dipendenti e sono mazzaresi. Quindi di che cosa stiamo parlando? Di quattro giare, di un asfalto rosso, un tappetino, un red carpet in Corso Umberto. Dico anche l'oltraggio che lui continua a fare alla nostra storia, alla nostra cultura, non ne voglio manco parlare, perché quando si parla di queste cose, sapete, io sono un profondo, come dire, studioso della nostra storia, della nostra tradizione, e mi viene da piangere a pensare che noi abbiamo una, come dire, una discendenza di culture che viene dai Fenici, poi gli Arabi, poi i Normanni, e poi i Bizantini. Abbiamo una storia millenaria eccezionale e lui ce la sta distruggendo, snaturando tutto e facendo riferimento a se stesso. Non è possibile, cari cittadini, cari amici, noi ci dobbiamo ribellare a questo oltraggio che lui sta facendo alla città di Mazara del Vallo. E giustamente dobbiamo pensare, come dice Ciccio, a creare delle condizioni di vivibilità nella nostra città. Dico, è normale che c'è la necessità, tutti lo sappiamo, che c'è la necessità di un terzo attraversamento del fiume Mazara. Dico, ma che cosa ci vuole? Ma perché è così difficile, caro Pino, a costruire un ponte all'inizio del fiume Mazara? Io non penso che sia una cosa impossibile. Allora, caro Pino, noi abbiamo... Ti prego, ti do, come a dire, mandato pieno. Noi abbiamo un momento storico che è estremamente favorevole. Sicuramente ve lo sapete, il governatore Crocetta è molto legato sia alla nostra città che agli uomini della nostra città e anche a Pino. Noi abbiamo una serie di come vi posso dire, di composizione politica che sono favorevoli rispetto a questo dialogo, diretto con il governatore Crocetta. E allora, caro Pino, ti prego, sfruttiamo queste potenzialità, mettiamo in campo immediatamente con gli uomini, con le risorse che ci sono, una serie di progetti che sono finanziabili da parte della Regione Sicilia e sono delle cose che giustamente daranno sicuramente respiro alla città di Mazara del Vallo. Dico, voglio trascurare tutta una serie di altre cose perché giustamente poi parleremo in termini di deleghe, in termini di competenze, e le competenze sono diverse, ma non è possibile che noi ancora continuiamo ad apprezzare, tra virgolette, un intervento minimalista all'interno del centro storico, 100.000 euro spesi nel Corso Umberto e poi una città allo sbando completo con buche dove le macchine rompono i cerchioni ogni volta che ci finiscono dentro. Dico, non è possibile, noi dobbiamo dire questo ai nostri cittadini, dobbiamo dire finalmente si entra nel comune. Finalmente si condividono i progetti, finalmente il cittadino ha la porta aperta in una città dove c'è un sindaco che riceve e ospita tutti i cittadini, non i suoi amici e le persone che servono a lui per poter fare la campagna elettorale. Quindi, caro Pino e cari cittadini, mi auguro a De Maiola che il nostro progetto, il tuo progetto, il nostro progetto condiviso assieme a tutte quelle cittadine possa essere il progetto della svolta, del cambiamento della città di Mazara del Vallo. Grazie. Intervenire dopo una forza, io spero che tu mi darai un po' più di calma e quindi io intervengo, ma dopo Giovanni capisco che è Licia Ingrasciotta, per chi non la conosce. Allora, come diceva Pino, e va a parlare ora dopo questo intervento di due pezzi di 90, va, allora, che posso dire? Io innanzitutto volevo ringraziare Pino, perché se non fosse stato per lui
per questa sua immagine così di legalità, di competenza, per questa garanzia che dà tutta la squadra, non avrei avuto quel giusto supporto per scendere in campo, perché nonostante io abbia bazzicato sempre in questo ambiente, però direttamente mai. E quindi mi fa piacere esserci, per essere così quell'elemento di novità, di entusiasmo e perché no di grinta, e, che sapientemente coniugato con persone che hanno tradizione politica può essere veramente la formula vincente di questa squadra. Io volevo semplicemente dire che come dirigente scolastico vedo un po' è come mamma, anche perché io sono mamma di due figli che studiano fuori, e vedo ogni anno quanti ragazzi preparati vanno fuori, e questa è una cosa, una realtà purtroppo sulla quale abbiamo fatto tante analisi, ma da buon medico, qual è il dottore Pino Bianco, dobbiamo finire con la fase delle diagnosi, dobbiamo passare alla terapia. Io nel mio piccolo vedo che i finanziamenti ci sono, a scuola arrivano tantissimi finanziamenti da parte dell'Europa, noi siamo regione obiettivo convergenza, e quanti fondi arrivano nelle scuole, penso che arriveranno a tutti gli enti pubblici, siamo alle condizioni di poter rilanciare la città come non mai, come quella risorsa strategica che era Mazara dai tempi dei Romani. Ora non voglio troppo indulgere, perché poi cedo a quella che è la mia deformazione professionale, però dico, esportando il modello che a scuola, perché veramente arrivano tanti fondi, perché non rilanciare la città con questi, valorizzando i fondi europei? Queste sono idee e fondi che ci sono, non ce li stiamo inventando, non c'è bisogno di promettere niente, perché questi fondi ci sono e ci saranno. La nuova programmazione 2014-2020 è pronta, è questo che noi dovremo utilizzare. Non bisognerà fare altro che cogliere tutte le occasioni e tutti i finanziamenti che già l'Europa ha stanziato per noi, e rilanciare il porto, e significa aprire cantieri edilizi, significa aprire cantieri navali, significa turismo, significa che i nostri figli rimarranno qua e potranno anche tornare. E al di là della sofferenza della mamma, non sto parlando solo la mamma, sto parlando del dirigente che vede quante energie e quante risorse vanno fuori. Io non lo so, non ho grande esperienza, però ho molta grinta e sono una donna, non è poco. Vi ricordo che la resistenza l'hanno fatto le donne, quindi io ci sono, ci voglio essere. E voglio trasformare questa città, perché il settore scolastico, la mia competenza è lì, non so il sindaco quale delega mi darà, ma qualunque cosa sia, io cercherò la competenza scolastica, che forse è una delle cose più difficili da maturare. Io non l'ho avuta perché, per un talento innato, perché l'esperienza, lo stare ogni giorno a scuola, l'essere disponibile, ascoltare i genitori, ascoltare e prendersi i dispiaceri, perché diciamocelo chiaramente, prendersi i dispiaceri, perché non è facile, e non è facile neanche trovare il tempo, perché ormai è diventato una professione che ci assorbe completamente. Chi è che sta nel mondo della scuola sa, però troverò il tempo, la voglia e la determinazione per arrivare insieme a Pino Bianco dove dobbiamo arrivare, alla guida di questa città. Non so, non ho altro da dire, spero di essere stata all'altezza. Brava Alice. Allora, anche Alice, vedete, nonostante il suo aspetto così un po' angelico, ecco, vedete, ha tirato fuori immediatamente del motivo per il quale l'ho voluta vicino a me, cioè dire, la grinta, la parte, da parte di chi sa, tutti i giorni si confronta con realtà difficili, e chi ha ottenuto e sta ottenendo risultati straordinari. Pino Bianco, sindaco, mi presento, buonasera a tutti.
Siamo qui, ecco, comincia davvero. Questa è una storia che è cominciata un po' di tempo fa, una storia che è stata un po' difficile, è necessario dirlo, è una storia travagliata, ma i parti, lo dicevo stamane, possono essere difficili, possono essere podalici, distocici, tutte cose, ma se poi viene fuori un bel bambino, una bella coppia o in questo caso di tanti bambini insieme, e allora dobbiamo essere contenti. E io oggi sono contento. Io oggi sono contento di presentare, ecco, questa squadra mancante di un elemento, e sono contento perché, vedete, io oggi ho l'opportunità, ho la garanzia, ecco, di essere sostenuto da forze politiche importanti, il Partito Democratico, l'UDC, i Democratici Riformisti, liste civiche che sono inserite appunto in queste liste. Vedete, io credo nella politica, io credo che soltanto attraverso un percorso di politica e di buona politica noi possiamo venire fuori del pantano nel quale, dalla palude nella quale noi ci siamo andati a trovare. Qualcuno ha un po' criticato che nella mia giunta ci sono dei politici. Io sono felice che ci sono dei politici, perché se no io facevo un percorso che era un percorso di appartenenza ad altre liste civiche e quant'altro. Quindi oggi noi rappresentiamo quello che siamo, non ci dobbiamo, e lo dobbiamo dire con orgoglio, a testa alta. Quindi noi rappresentiamo le forze che in questo momento governano la Sicilia, le forze che governano l'Italia. Quindi non dobbiamo, dobbiamo essere fieri, questa per noi è un valore aggiunto, è una grande opportunità. Vedete, il travaglio è stato complesso, non certo quello della squadra assessoriale, perché quello è bello, cioè dire, quando c'è una fase di discussione, in certi momenti aspra, in certi momenti qualcuno tira i posaceneri per aria, e quindi questo ci sta, ma questo che cos'è? È la testimonianza di cosa? Di passione, di partecipazione, tra l'altro, e non disinteressata, di chi vuole mettere a disposizione degli altri cosa? La propria persona, la propria storia, la propria cultura, le proprie conoscenze. Noi oggi abbiamo la pretesa di presentarci alla città di Mazara con un progetto amministrativo. Questo progetto perché nasce? Perché non siamo contenti di tutto quello che è successo in questi anni. Se noi fossimo stati contenti ci saremmo aggregati alle esperienze recenti e non avremmo avuto motivo di dire noi non siamo d'accordo, noi vogliamo qualcosa di diverso. E siamo qui fondamentalmente per questo, voi siete qui per questo. Cioè dire, voi oggi sostenete questo progetto perché? Perché siete convinti che tutte le cose che ha detto Giovanni, tutte le cose che ha detto Franco, sono delle cose che hanno indotto tutti noi a fare un progetto diverso. E noi assumiamo sulle nostre teste, sulle nostre spalle, sulle vostre spalle, perché vedete, la facciamo insieme questa cosa. Cioè, io l'ho detto fin da subito, io senza loro, senza voi, e voi anche senza noi, senza me, non andremo da nessuna parte e ci disuniremo, faranno di noi quello che hanno fatto fino ad oggi, che gruppi poi di persone un po' più organizzate vanno lì e vanno a raggiungere il risultato pieno. Quindi ci deve essere da parte di tutti voi la partecipazione. Vedete, se voi oggi andando via da qui, oltrepassando quella porta a vetri, non andate in giro, ma da stasera, non da domani, diciamo vabbè domani poi si vede, no, da stasera stesso, dal vicino di casa, dall'amico, dal parente, dal cugino, anche chi non conoscete, è uguale, non ha importanza, perché ragazzi, se ce la raccontiamo noi, io sono convinto che tutti quelli che siamo qua dentro siamo del progetto, è giusto? Io credo che già bastiamo. Perché io non lo so se questa è una folla oceanica, ma secondo me lo è,
perché stasera io qua sto vedendo tantissime persone che condividono questo progetto, ma dobbiamo andare fuori da qui, dobbiamo convincere gli altri che noi possiamo in effetti fare qualcosa per la nostra città. Oggi la legge elettorale ci mette in una condizione, come dire, secondo me molto favorevole. Noi abbiamo diverse condizioni favorevoli che già ci portano, e non voglio essere presuntuoso, io credo che noi siamo al ballottaggio, io credo che noi arriviamo a questo primo traguardo, che altro non è che il primo passo per arrivare poi al secondo, che non è quello definitivo, state attenti, non è che la cosa importante è qua andare al ballottaggio e poi diventare sindaco. Ho sempre detto, questo è un passaggio, il fine ultimo è cambiare questa città, il fine ultimo è amministrare questa città, il fine ultimo è mettere insieme persone, idee, risorse, tecnologia che ci permette realmente di cambiare questa città, perché se no abbiamo, come dire, fatto un esercizio di, come dire, di, chiamiamolo di potere politico, sì, lo possiamo fare e poi... No, il nostro obiettivo è quello che nei prossimi 5 anni noi vogliamo cambiare la città. Come lo facciamo? Ma Giannice ha detto 2 cose che sono il punto fondamentale di quello che da sempre io dico e che le persone di buonsenso, le persone di capacità pensano. Noi rispediamo indietro, come sistema Italia, miliardi di soldi alla comunità europea perché non riusciamo ad utilizzarli. Ora, questo grida vendetta, dico, se questo lo fanno paesi come la Germania, lo fanno paesi come la Lombardia, ecco, cioè dire, rientriamo in Italia, che non utilizzano tutto quello che hanno, cioè che è disponibile, ma sono regioni il cui reddito pro capite è spaventosamente alto, stanno tutti bene, ma la Sicilia non si può permettere questo. Cioè dire, noi l'unica possibilità che abbiamo è quello di mettere insieme gente competente, gente che ci crede, e vedete, se si dovesse ricorrere, io non sto dicendo che si deve, ma se si dovesse ricorrere per esempio ad un ufficio strategico che si debba occupare di realizzare progetti credibili, perché il problema poi è questo, non è che bisogna fare progetti e basta, devono essere progetti credibili e finanziabili, allora io non esiterei a coinvolgere anche competenze che alla luce del sole dimostrano che noi investiamo 1 e ne abbiamo in 10 100. A quel punto questo è un ragionamento che funziona, è un investimento produttivo, e noi, facendolo sapere ai nostri concittadini che quell'ufficio produce benessere, ci permette di fare ripartire settori chiave dell'economia mazzarese, che poi alla fine sono sempre quelli, no? Noi sul turismo dobbiamo puntare, sulla pesca dobbiamo puntare, sull'agricoltura dobbiamo puntare. Oggi per esempio nell'ambito dell'agricoltura anche lì viviamo un momento particolarmente favorevole. Perché? Perché c'è da una parte la riscoperta, dall'altra l'assessore competente appartiene anche lui, ahimè per gli altri, alla nostra come dire, squadra di governo, il governo Crocetta, abbiamo pure delle competenze nella nostra provincia di Trapani di capi di gabinetto dell'agricoltura, ma signori, dobbiamo andare lì e prendere con progetti, con finanziamenti, prendere tutto quello che ci viene messo a disposizione. Ecco, noi questo vogliamo fare, e lo vogliamo fare. Vedete, io sorrido quando vedo quelli che dicono, ecco, dicono, fatemi passare questo brutto termine, dicono che non amano i partiti, no? Che si svestono, si spogliano, perché pare che far parte di liste civiche, di non esserci partiti perché i partiti hanno fallito, sia un fatto positivo. Ma poi dall'altro lato, vedete, si sforzano di far venire qualcuno, no? Che è in rappresentanza del governo, per esempio regionale, e dire noi siamo lista civica, ma abbiamo il collegamento con la regione, magari con un deputato, no? Con un deputato. E allora ci dicono, ma scusate, voi credete al progetto delle liste civiche che non ha bisogno di nessuno?
e poi dall'altro canto fate riferimento ai partiti. Ora, a me non sembra coerente questo, a me sembra volere prendere in giro la gente, come in giro si prende la gente quando si fa la promessa elettorale. Io sono quello che non promette nulla. Io vi prometto che mi spaccherò il fondo schiena sulla sedia e, se c'è da stare in piedi, il fondo dei miei piedi, a lavorare con voi, ad ascoltare voi e a fare tutto ciò che nelle nostre possibilità è stabilito. Quali sono le nostre possibilità? Andremo oltre, perché soltanto con il sacrificio personale e di tutti noi si possono raggiungere gli obiettivi. Il nostro sistema ancora non è un sistema perfetto, il sistema scolastico non è perfetto, il sistema sanitario non è perfetto, ma grazie alla capacità che hanno i lavoratori, alla capacità che hanno le singole persone, questa è la cosa straordinaria di questo paese, riescono a mettere, come dire, pezza laddove ci sono delle carenze, e noi questo è quello che dobbiamo fare, ci dobbiamo mettere tutto come se fossimo a casa nostra. Noi abbiamo il dovere, cara Alicia, dei soldi pubblici, li dobbiamo usare non come faremmo con i nostri, vabbè, mi vado a mangiare stasera una pizza, non me la mangio, lo andremo a vedere noi con il nostro conto corrente. Ogni euro che noi andremo a spendere degli altri, noi lo dobbiamo rendicontare, ci dobbiamo pensare due volte, dobbiamo eliminare tutti quelli che sono gli sprechi che fino ad oggi sono stati prodotti, che non sono più tollerabili, non lo erano prima, non lo sono ancora di più quando c'è tanta gente che veramente non arriva alla fine del mese, anzi va a cercare nei secchi della spazzatura qualcosa da mangiare, perché a questo siamo arrivati. E oggi questi signori che hanno prodotto questo stato di cose vengono a dirci, il sindaco della svolta, Liberi, non so cos'altro, adesso voglio evitare tutte queste questioni, ci vengono a dire, ma io credo che dovrebbero tutti dire scusate per quello che abbiamo fatto in questi anni, scusate, noi vi abbiamo portato qui, abbiamo distrutto un'economia mazzarese che era straordinaria. I mazzaresi sono andati in giro per il mondo, per il Mediterraneo, per l'Africa, a creare opportunità, quindi vedete cosa c'è nella nostra storia, cosa c'è dentro di noi, i nostri padri questo ci stanno trasmettendo, no? E sono stati capaci ad inaridire questa situazione. Ora, molti, e mi avvio alla conclusione perché sennò poi vi stancate, molti mi dicono, cosa vedi tu quando, essendo stato lontano dalla mia Mazara per tanti anni, cosa vedi? Io vedo una Mazara dalle grandi potenzialità che però ha perso un pochettino la fiducia in se stesso. I cittadini oggi non l'hanno più, questo è quello che colgo io, ecco, come fiducia, ma io sono sicuro che la faremo rivenire fuori perché è dentro di noi. Noi questo dobbiamo fare, far capire che, e voi lo sapete, come il lupisci fete della testa, è chiaro che bisogna che la testa sia una testa buona perché tutto il processo possa andare nella giusta direzione. Io verrò a vivere a Mazara, io non so più in che modo lo debbo dire, e se per gli avversari politici uno dei punti di forza per attaccare questa amministrazione è quella che non abiterò a Mazara, l'ho detto e lo ripeto, mi dispiace, vi dovete abituare a vedermi tutti i giorni a Mazara e anche la notte, quindi ho una bella casa e in periferia, quindi dove si sta molto bene, e quindi ho tutta l'intenzione di, anche perché mia moglie me l'ha permesso, è qui davanti a me, quindi ho la sua benedizione, quindi si può fare, va bene? Quindi si può fare. Quindi io, oppure per esempio, come chi, non avendo altre possibilità per attaccare questo progetto, mette in giro delle stupidaggini, allora io sono contento.
Sono contento, Giovanni, perché dico non hanno cosa dire, ma dovendo necessariamente dire qualcosa si scompongono. Allora, quando è che tu cominci a parlare male di un progetto? Quando hai paura che questo progetto possa raggiungere l'obiettivo, che questo progetto possa far perdere a tanti signori rendite di posizione, che questo progetto possa mettere in discussione orticelli che sono stati creati e che noi dobbiamo e vogliamo smantellare. Io lo capisco che faranno di tutto per opporsi a noi, ma noi ce la faremo, perché noi abbiamo dalla parte nostra la consapevolezza che la gente ha capito che è necessario oggi un cambiamento. Mazzaria cambia verso, deve cambiare verso, perché se ciò avviene, ed avviene, io sono certo che avviene, perché voi tutti mi aiuterete, ci aiuterete, ci aiuteremo, ecco, in questo percorso. E quindi noi domani, all'indomani della vittoria elettorale, perché così sarà, noi insieme apriremo il comune e sarete tutti con me, e tutti insieme finalmente avremo la possibilità, non in maniera retorica ma in maniera reale, di dire: Mazzara, ti vogliamo bene, e ti vogliamo bene con quello che faremo, non con quello che diremo. Perché oggi tutti sanno dire cose bellissime, ma guardateli bene negli occhi quelli che vi dicono oggi: io vorrei, vorrei, vorrei. Cosa hai fatto fino a ieri? Io vedo qualcuno che oggi parla dell'ospedale di Mazzara dicendo che si doveva, ma tu eri lì, perché non l'hai fatto quando era nelle tue possibilità? Che oggi sei lì a criticare che si deve fare, sarò garante, ma garante di che cosa? Perché non eri lì quando tu potevi e non hai fatto? Comodo. Ecco, noi vogliamo evitare che tutto questo avvenga. Noi ci mettiamo la faccia, ci assumiamo le nostre responsabilità, abbiamo una squadra straordinaria, sì, per me è una squadra straordinaria, abbiamo due liste straordinarie, le persone che hanno chiesto, lo dico con chiarezza così ci evitiamo di... sono delle liste che sono state fatte tenendo conto che qualcuno pretendeva cose che noi non siamo abituati a fare o a dare, e allora abbiamo preferito farne a meno, ok? E quindi abbiamo messo insieme delle liste che sono lo spaccato di quello che noi siamo: trasparenza, condivisione di un progetto, chi vuole dare senza nulla chiedere in cambio. Personalmente l'unica cosa che noi vogliamo è il benessere di noi tutti, una prospettiva per noi tutti, una prospettiva soprattutto per i giovani e per quelli che verranno dopo di noi. Grazie.